Sì, ed eccoci al nostro video Thoughts of the Day. Today, innanzitutto, I would like to wish a very, 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 very happy 30th birthday to my paternal cousin, my cousin Viviana, che appunto utarns 30th, cioè 30 anni, questo è il 30esimo era 30th, ma si può dire che cara Viviana in qualche modo già sei nei 31 anni, perché ovviamente quando entriamo nell'anno in cui compiamo gli anni già è passato un giorno, che poi il primo giorno che poi ci porterà all'anno successivo. Il primo di 365 giorni e ci porterà al 31esimo anno. Quindi già hai 31 anni, così come io, già ero nei 27 quando ho compiuto i 26, così come quando ne compirò 27 tra 5 mesi, praticamente poco più di 5 mesi, già sarò nei 28. Purtroppo la vita è così, non ci si può fare nulla, non ci si può fare nulla, nel senso che quando siamo piccoli, cioè, come dice anche Leopardi, la fanciullezza è l'unico periodo in cui veramente il tempo ci sembra infinito perché non facciamo caso a tante cose, e quindi il tempo sembra infinito ed è soprattutto l'unico tempo apparentemente, diciamo, felice della vita, mentre poi dopo la tragedia inizia tutta dopo, a partire dall'adolescenza fine e dopo, soprattutto poi in questi anni qui, io direi, di 20 anni, 30 anni, che sembrano, cioè sono da un lato, possono essere da un lato gli anni più felici, perché sono una via di mezzo tra l'età adulta proprio e ancora un'età giovanile, ma poi in realtà ci si rende conto che sono i più tragici, perché in realtà sono proprio quelli che passano più velocemente. Ovviamente dipende sempre da uno come la prende la vita, ma nel mio caso, appunto, veramente mi rendo conto sempre di più che il tempo, come dice Baudelaire, in un suo grande verso, inghiotte minuto per minuto, e infatti è proprio così. Neanche il tempo di fare le cose che stanno facendo, già siamo andati avanti, cioè il secondo in cui sto parlando adesso già è trascorso, e quindi per questo anche il fatto che a questo fatto si collega anche la questione per cui il presente non esiste, perché noi diciamo siamo sempre sospesi tra attimo prima, l'attimo dopo, il passato e il futuro. Il presente è solo un concetto che può essere valido se noi lo intendiamo come epoca presente. Infatti, ma in quanto tempo non esiste, che appunto appena noi siamo solo sospesi, siamo solo sospesi, ma esso non esiste, siamo sempre sospesi dall'attimo precedente, e poi tra l'altro può solo essere la nostra testa tramite i ricordi, eccetera, ma di fatto anche il passato non esiste da un lato, e il futuro che è il vero tempo, perché noi non possiamo, ahimè, inesorabilmente andare avanti. Verso il destino che ci attende, nefasto o glorioso che sia. Questo ovviamente non ci è dato saperlo, che la vita è sempre in continua evoluzione, tante cose che non dipendono da noi, ci sono al suo interno, avvengono al suo interno, ma l'importante è condurre questa vita con una certa intensità. Perché, come dico sempre io, meglio una vita breve ma intensa, e quindi che è lunga e senza senso, e quindi in tal senso mi ricollego anche a certi pensieri che ho detto in altre occasioni, e cioè che io potrei anche morire adesso, perché sono consapevole, diciamo, di fino ad adesso aver vissuto, e poi anche così fin quando non muoio, ovviamente una certa intensità. Secondo me, chi non vive senza intensità può anche morire, cioè nel senso, appunto, io non voglio essere il solito vecchio, diciamo, che vive poi tutti gli altri anni della sua vita senza poi non avere più un senso. Quindi per questo preferirei morire adesso, cioè adesso nel senso da giovane, con l'intensità con cui ho vissuto, che invece prolungare la vita, non so per quanto, infinitamente, e poi avere la sensazione non ho fatto più niente, non ho realizzato più nulla. Così come anche in generale queste persone, non realizzano nulla. Ma questa è una visione tragica, ancora più tragica mia. Però in tal senso, appunto, sì, e quindi io ho sempre questa consapevolezza di vivere una certa intensità. Ora non importa su che tipo di intensità si fondi questa vita, perché ognuno la può fondare
su quello che deve fare, su quello che vuole fare questa intensità, ma l'importante è avere la consapevolezza di vivere con questa intensità. E io spero che anche tu, diciamo, cara Viviana, in qualche modo, ma lo so, comunque, certamente vivrà la tua vita con intensità, con questa intensità. E poi, appunto, sul pensiero del meglio morire giovani che vecchi, con questa intensità, la questione dell'intensità, io mi piace anche citare una frase, un aforisma, un grande aforisma di Emil Cioran, un grandissimo filosofo ungherese che sulla linea di Nietzsche, eccetera, che però di cui però purtroppo non ho letto realmente, sono onesto, i testi, ma sconosco solo diversi aforismi e certamente prima o poi, quando avrò tempo, lo approfondirò. Comunque, questa frase, questo aforismo è straordinario, fa così: è vero, non faccio nulla, ma vedo passare le ore, che è certamente meglio che cercare di riempirle o tentare di riempirle. E quel tentare, lo sottolineerei appunto, ma in realtà tutto l'aforismo è straordinario perché appunto quel tentare sa significare il fatto che questa frase apparentemente sembra che appunto sembra qualcosa con cui si abbia a che fare con il vuoto, non faccio nulla, vedo passare le ore, ma poi quell'aggiunta è certamente meglio che cioè, appunto certamente meglio che tentare di riempirle, perché mentre gli altri tentano costantemente di riempirle e non ci riescono mai, il fatto invece di osservarle pensando le ore, l'orologio che con le lancette scorre, implica invece il fatto di riempire veramente quel tempo, perché mentre gli altri appunto tentano invano con cose superflue, superficiali, scontate, che credono riempiano veramente quel tempo, mentre invece non sono nulla di nuovo, sono cose che da sempre nella storia del mondo si fanno e tutta la massa fa, invece osservare le ore. Osservare le ore equivale a pensare e quindi equivale, diciamo, a vivere davvero. Se io rifletto automaticamente, certamente cerco di capire tutto l'altro che c'è, oltre le cose che fanno, le cose comuni, le cose con cui tentano di riempire appunto gli altri. E quindi questa ovviamente è proprio l'attività del filosofo, del pensatore che cerca di distinguere la sua attività da quella degli altri. E quindi è con questa attività nel guardare le ore. Pensa in realtà e capisce appunto davvero, tra virgolette, anche perché anche se comunque non può saperlo davvero, però perlomeno ci prova a capire quale siano le cose veramente importanti della vita e quale sia la differenza tra il tentare di riempire e il riempire davvero la vita. E quindi sì, spero anche che questo pensiero, questa spiegazione di questa frase, ovviamente secondo me poi chiunque può dare la sua interpretazione, la vedo così, però sembra anche oggettivo che sia così. Comunque spero che questa spiegazione, questo concetto ti sia piaciuto, caro Ivan, e sia piaciuto anche insomma, al pubblico, a tutti gli ascoltatori. Sì, quindi, have a great 30th birthday again, dear Viviana.